Sono arrivata a casa, adesso vi faccio vedere lo svuoto della spesa di quello che ho preso. Allora, questo non l'avevo mai preso, ciocco menta e un gelato alla menta e cioccolato, deve essere buono, con estratto naturale di menta e scagliette di cacao, mezzo chilo. Boh, mi ispirava, era l'offerta, ho detto lo prendo. Poi ho preso una bustina di lattugino. Ho preso un pesto senza alio, ho preso scontata dal 40% la burrata, che è un formaggio a noi piace tantissimo. Poi ho preso la spalmabile d'arachidi, la crema d'arachidi spalmabile. Questa qua è la versione low cost, che costa un po' meno di quella di marca, del marchio più conosciuto, diciamo. Poi ho preso una salsa tonnata perché ho preso il girello, bresaola, prosciutto crudo, prosciutto cotto. Un'altra insalatina, questa qua un iceberg. Ho preso la sfoglia di lasagna, ho preso questa qua low cost, questo marchio più conosciuta, non era in offerta e costava tantissimo in più di questa. E ho detto proviamo questa a vedere come va. Ho preso la tritta, vorrei fare le polpette. In offerta c'era della Raspini il prosciutto cotto. Prendo quello tagliato nel banco per mangiare subito. E questo confezionato lo utilizzo per tenerlo da parte per un'altra occasione, perché secondo me dura di più. E di questi yogurt ne ho preso 4, 2 al yogurt bio latte di stavo cadendo di fieno e ho preso 4, adesso cerco gli altri. Ho preso 2 alla vaniglia e 2 ai mirtilli. Ho preso questa crema dessert al cacao, questo formaggio da tavola. Ho preso le uova, le solite che prendo sempre, queste uova medie. Ho preso, siccome l'ho preso un'altra volta, ci sono piaciute tantissimo, queste ciambelline della misura extrafibra, 100% farina integrale da filiera, e sono queste qua sono veramente buone. Ci sono i crackers, i grissini, la farina Riga Fibra 100% integrale, pane grattugiato, bicarbonato di sodio purissimo per lavare le verdure. Un altro yogurt di quello che vi ho fatto vedere, piano piano li trovo, sono in differenti borse. E questo qua è il mirtillo. Prosciutto, vi ho fatto vedere i salumi, però c'era la carne, sia quella macinata, vorrei. Di questa qua, ravioli al plin piemontese, ci dovrebbe essere un'altra confezione. Adesso se la trovo ve la faccio vedere. Comunque, ravioli al plin piemontese alla carne. Questo formaggio fresco da tavola. Poi ho preso questi yogurt intero alla stracciatella. Ho preso l'estate alla pesca determinato. Estate alla pesca zero. Poi vi era more. Una pezzi senza zucchero. Uno yogurt alla pesca, crema dessert alla vaniglia, un altro yogurt al mirtillo, un altro yogurt alla pesca, mini coni cornetto alla panna fresca e nocciole tostate, un pezzo di grana padano, un altro yogurt alla vaniglia, carta da bagno. Ho preso questa patatina al barbecue, non l'ho mai assaggiata, mi sembra, vediamo com'è. Allora ho preso 4 quaderni per uno dei ragazzi, l'altro giorno gli ho comprato, però man mano mi siano le scuole, sempre c'è sempre da comprare qualcosa. 2 righe e 2 quadretti, 2 confezioni di pane bianco, una confezione di fette biscottate 100% integrale, spaghetti, mezze maniche rigate. Queste sono buone col sugo di pesce, però non le ho. Vediamo se poi riesco a farle. Questa pasta garofalo è IGP. Questa viene chiamata radiatori. Mezze penne rigate. Un latte HD, alta digeribilità.
e questo qua senza lattosio. Adesso questo latte parzialmente scremato per fare la besciamella. Ne ho altre due della Granarolo che avevo della spessa scorsa e ho anche uno d'avena, mi sembra dell'Alpro. Le noci. Due confezioni di formaggio grattugiato, a noi ci piace questo mix. Ogni tanto lo prendo, ci piace quello, anche gli altri. Una confezione di tonno mare blu. L'altro agnolotti, eccolo qua. Le caramelline Ricola all'eucalipto. Napisa, questo qua io lo utilizzo sempre quando arrivo a casa, pulisco il telefono, sempre. Arrivo, prendo un pezzo di carta e spruzzo con Napisa e pulisco il telefono, così lo tengo igienizzato. Dura tantissimo. Poi ho preso, perché mi è finita la crema e non riesco ad andare in centro a comprarla nel negozio che vado, e ho preso questa La Carité Nutriente, che l'ho già utilizzata un'altra volta, mi sono trovata benissimo. Poi mi piace il dosatore, che è comodissimo. Un'altra farina mix, questa qua invece per fare pane e focaccia, grissini, quello che vogliamo fare. L'altra è completamente integrale, invece questa è un mix. E grani di tipo duro e tenero, altamente selezionati. Mi piace perché prende un'altra textura. La focaccia l'altro giorno ho fatto un po' di farina tipo quella macinata a pietra tipo 1 e ho messo quella di grano duro, è venuta una focaccia stupenda, buona, buonissima. Una confezione di mele, queste rosse. Io non so, ma questa settimana ho trovato che i prezzi sono lievitati ancora di più. E pensare che trovo sempre tanta offerta. L'altro giorno ho fatto spesa detersivi e prodotti per le pulizie, il lavaggio, e ho trovato tantissima offerta. Però oggi vedevo che tutto era più caro, non lo so, forse è una mia impressione, forse così, non lo so. Dipende, magari ci sono dei giorni che ci sono più offerte, altri giorni che ce n'è. Il prezzo normale, ce ne accorgiamo. Poi l'avocado, questi qua sono una delle mie delle cose che mi piacciono. Sono piccolini, piccini, perché non c'erano gli altri, c'erano questi, ho preso questi. Anche loro sono cari, cari, vabbè, vengono anche da lontano, bisogna dire anche quello. Pane, ho preso il pane col filone lungo che è buonissimo, e poi ne ho presi due. Ho preso poi una focaccia di Recco, quella allo stracchino, buonissima, e un pezzettino, e un altro pezzettino, e ho quella farcita prosciutto formaggio, quella che viene proprio tipo panino, buonissima. Questo panificio è top, ottimo. Dove vado io? Io non vado spesso perché quasi mai trovo il tempo di andare, ma quando riesco vado volentieri perché fanno un pane squisito. Il video finisce qua. Non vi chiedo mai di condividerlo, di darmi un like, di commentare, però se vi va, a me fa piacere. Se vi va, condividetelo con qualcuno, qualcuna persona che sapete che gli piace questa tipologia di video. Oggi sono un po' così. Fate extra piacere. Grazie mille per la visione, ci vediamo alla prossima. Adios!